Episodio finale dell'Euro 2024 Career Battle contro Giuda 360. Chi vince questa vince tutto. Giuda ha accettato la sfida dopo la sua ultima vittoria. E allora quest'oggi cambiano le regole, cambia tutto quanto, perché non avremo solo una squadra, ma le useremo tutte e 24, quelle dell'europeo. Giuse, ti ho già spiegato le regole, sei pronto? Ciao ragazzi, ciao Venom, sono prontissimo. Cambiano le regole, ma ti voglio battere anche adesso. E allora andiamo dentro che ve le spiego. In realtà sono solo due regole, ma ci sarà da divertirsi, da impazzire. Eccoci qua, abbiamo creato la nostra squadra. Giuse, dopo devi dirmi che modulo hai scelto. Qua puoi sceglierlo perché il modulo sarà fondamentale. Infatti adesso noi avremo un solo calciomercato, ovvero il primo. Non ci sarà nessun limite di tempo e avremo 1 miliardo di budget. Ma dovremo andare a prendere un giocatore per ognuna delle 24 nazionali qualificate ad Euro 2024. E dovremo stare attenti ovviamente a gestire 1 miliardo, perché sì, 1 miliardo è tanto, ma per 24 giocatori, raga, bisogna fare molto molto occhio. In più, la cosa interessante è che se io e Giuse prenderemo lo stesso giocatore quando andiamo su una singola nazione, dovremo alla fine scartarlo. Quindi dovremo stare anche molto attenti a fare scelte oculate e differenti. Alla fine di tutto il calciomercato simuleremo 2 stagioni. Non ne voglio fare solo una, almeno diamo anche spazio ai giovani di crescere. E vincerà chi farà più punti sommando le 2 stagioni. Questo è l'episodio finale, Giuse, dell'Euro 2024 Career Battle. Quindi chi vince questa vince tutto. Accetti la sfida? Accetto la sfida, però ho una domanda, posso? Tutto, vada. Io posso anche prendere un giocatore che vale 1 milione se ho finito i soldi, però. Ah no, certo, assolutamente. Devi gestirtelo te. Anche perché l'elenco che seguiremo sarà lo stesso per tutti e due e sarà esattamente quello dei gironi. Quindi prima le squadre del girone A, poi B, poi C. Lo state vedendo adesso a schermo. Quindi partiremo per esempio con la Germania, poi Scozia, Ungheria, Svizzera e chiuderemo con la Repubblica Ceca. Giuse, 1 miliardo ce l'abbiamo. Io ti direi, possiamo partire, non c'è il tempo, dobbiamo fare 24 acquisti. Si va con la Germania, scegli il tuo giocatore, compralo e dopo ci diciamo chi è. Ok, ce lo diciamo uno alla volta o tutto insieme? Ah, vuoi farlo tutto insieme così poi uno non sa come muoversi? Esatto, sì. Mi piace. Allora, dai, mentre li compriamo, diamoci solo degli indizi, però non diciamo il nome, ok? Va bene. Allora, io ho preso il primo giocatore, Ma come hai preso il primo giocatore? Sì, lo sto proprio in questo momento prendendo e addirittura la cifra è ridicola! Perché tu lo sai come funziona questo gioco, vero? Beh certo, ma tu... Io ho una domanda, tu come ti muovi? Cioè, prendi i campioni, prendi quelli giovani? Perché comunque abbiamo solo 2 anni, non sono 3, quindi... No, allora, io prendo i campioni ovviamente, però non mi hai risposto alla domanda. Lo sai che più budget abbiamo, più loro sono cattivi in trattativa, vero? Ma certo, infatti quello lo sapevo. Sì, infatti l'ho fatto apposta a mettere questo budget così alto, posso dirtelo. Infatti ti sto in questo momento odiando, si può dire, no? No, puoi dire quello che vuoi. Tra l'altro, considera che essendo che sono 24 giocatori, potresti anche prendere una buona panchina. Cioè, devi costruire una bella squadra, secondo me. Certo. Allora, io sono riuscito a prendere il primo. Ho speso abbastanza, però sono very, very happy. Allora, io devo stare attento a scoprire quando tu prenderai il portiere. Te lo posso dire sinceramente? No, certo, è fondamentale. Io anche ho fatto il primo acquisto. Comunque io vorrei fare una cosa un po' più interessante. Invece che dircelo alla fine, facciamo che ogni 2 gironi ci diciamo i giocatori. Ah, ok. Quindi ogni 8 squadre. Così ce li diciamo 3 volte. 8, 16, 24. Va bene. Io ho preso il primo acquisto e dimmi solo una cosa. L'hai preso portiere o no? Dimmi solo questo. Non ti posso dire niente, altrimenti ti do troppi aiuti. Va bene. Io ho fatto il primo acquisto e ti posso dire che l'ho pagato 16 milioni. Non è un grosso indizio. Ok, io l'ho pagato un pochino di più. Ok, allora andiamo con la seconda, che è la Scozia. Qua di base ce n'è uno di giocatore, però vediamo. Che modulo hai scelto te, Giuse, tra l'altro? Non l'ho ancora scelto, sinceramente. Dipende quanti giocatori mi restano, poi dopo deciderò di conseguenza, no? Ok, va bene, mi piace come piano. Ok, io ho scelto il giocatore. Non ti posso dire niente, ovviamente. Metto anche una clausola sulla rivendita e si porta a casa e sono a 2. Ma com'è che tu li stai scegliendo così veloci? Ce li hai già tutti preparati? Perché io stanotte non ho dormito per preparare questo video. Ma te l'ho detto adesso che l'avremmo fatto. Sì, ma io ti leggo nel pensiero, quindi lo sapevo già. Allora, io potrei anche usare la tattica che in questi campionati un po' più deboli di prendere giocatori un po' più scarsi. Però il fatto è che chi vince questo vince tutto, capito? Quindi ho la possibilità di rifarmi totalmente, non lo so. Devo fare delle mosse oculate. Già ho speso troppo, Io ho speso 27 milioni per questo qua, tu? Io un pochino di più. Non ti posso. Perché vuoi sapere le cose? Vabbè, ma se mi dici almeno quanto hai speso non è un problema. Un pochino di più. Va bene, inizia a prepararti la terza, va. L'Ungheria. Io l'ho scelto. E guarda, allora, visto che tu mi dai qualche indizio, io ti dico che è un giocatore che quasi sicuramente non sarà titolare della mia formazione. Anche il mio, però è un giocatore che cresce molto. Ok, va bene.
Abbiamo preso lo stesso? No, il mio non cresce tantissimo. Ok. Ah, ho capito chi hai preso. Non te lo voglio dire, ma ho capito. Io comunque mi fa molto ridere che c'è il mio povero portiere che sto usando in scambio per tutti quanti i giocatori. Poverino, penserà che lo voglio vendere a qualsiasi squadra. Invece servi solo per il bug, portiere. Ah, tra l'altro, non te l'ho detto, i tuoi giocatori non puoi darli in scambio, eh. Ah, ok, va bene, ok. No, alla fine poi se riusciamo li svincoliamo, se no li lasciamo lì o li vendiamo. Comunque tutto alla fine. Io invece gli ho fatto il contratto. Io ti voglio dire quanto ho speso, perché sono bravo, ho speso pochino, 11 milioni. Io un pochino di più, circa 6-7 per questo pischellino. Un pochino di meno, quindi ne ho speso 11. Ah, ho capito male, scusami, ho capito male, un pochino di meno. Ora chiudiamo il girone A con la Svizzera. Un bel paese, dobbiamo dirlo. Perfetto, ma quanto sto spendendo? Sto facendo una mossa sbagliata. Giuseppe, io te lo posso, non dovrei dirtelo. E tu me lo vuoi dire, perché me lo dici? Dimmelo allora. Sto spendendo 125 milioni. Sì, vabbè, chi stai prendendo? Guarda, lascia perdere. Ho speso 125 milioni in Svizzera. Posso intuire chi hai preso allora? Sì, può essere, guarda. E ok, io ne ho preso un altro. Io sto facendo sto spendendo abbastanza anche io, sono sincero. Sì, ok, vabbè, ci sta. Ok, visto che siamo al termine del primo girone, non ci diciamo ancora i giocatori, dimmi solo quanto budget ti è rimasto. Ok, 770. Hai speso, eh? Eh sì, te l'ho detto. Hai speso, vediamo io, aspetta, vado subito a vedere perché qua sono su un'altra schermata. Allora, ufficio, 828. Ho speso di più allora. Hai speso di più. E allora andiamo col girone B. Spagna, Croazia, Italia, Albania. Vai con la Spagna. Allora, Giuse, io qua prendo un giocatore che io so già che tu prendi. Che ne sai? Lo so, c'è un problema su questo giocatore, che io ho già preso un giocatore nel suo ruolo. Ok. Quindi o uno dei due cambia ruolo o non so come muovermi, ok? Però lui è da prendere. No, ma non posso spendere. Ma io non posso spendere 77 milioni in Spagna. Cavolo, io 82 lo stesso? Spero di no, perché poi ti ricordo. Speriamo che dobbiamo scartarlo, tanto io sono coperto lì. Ma scusa, ma chi cavolo stai prendendo? Io l'ho preso adesso, 80 milioni. Io l'ho pagato 70 alla fine. Ah, 10 milioni di differenza. Allora forse non è lo stesso, dai. Forse non è lo stesso? Chi lo sa. Io gli sto dando lo stipendio molto basso. Speriamo che accetti, però, perché qua non capisco bene con gli stipendi. Ok, sì, accettato. Andiamo con la seconda nazionale di questo gruppo B, la sesta in totale. Andiamo con la Croazia, Giuseppe. Ok, guarda, io sto un attimo cercando di capire come sono messo, perché cioè con tutti questi giocatori, no, è che con tutti questi giocatori devo capire chi mi serve, capito? Esatto, ma infatti il fatto che dopo 8 squadre facciamo un attimo il recap serve anche per capire poi come muoverci in base a chi perdiamo, ecco. Certo. Allora, io in Croazia voglio andare low cost e voglio prendere un giocatore molto giovane che cresce tanto. Sai già chi è se fai video su FC24. Sì, ma diciamo che in 2 anni non cresce in realtà. Però comunque non costa, cioè proprio non costa. Ah, tra l'altro posso dirti una cosa, mi hanno proposto uno scambio con un mio giocatore che vale 1 milione. Posso darglielo, me lo permetti? Sì, certo, va bene, fai pure. Se mi dici, solo se mi dici la cifra che hai speso per questo. 1,5 milioni. Come 1,5 milioni? Ah, quindi è giovanissimo allora. Sì, no, ma infatti in teoria non si possono usare i giocatori in scambio, però era giusto per velocizzare, tanto. No, allora vado tranquillo, perché poi pensavo se stai prendendo questo giocatore qua che sto prendendo io, invece no. Adesso, quanto l'hai pagato? 70 tipo. Vabbè, 70 milioni! Sì, 70 milioni. Ma sei un pazzo! Sono un pazzo furioso, sì. Ma l'unico che costa 70 milioni è Gvardiol, quindi avrei preso lui, buh. Non te lo posso dire, potrebbe essere di sì come potrebbe essere di no. Ora tocca al nostro paese, tocca all'Italia! Ma io sono cinese, Venom. Ma io sono giapponese, era così il meme, com'era? Sì. Allora, Giuseppe, io in Italia anche voglio andare a risparmio, te lo dico. Ok. Però è un giocatore che ha un potenziale non sublime, di più. Non so se in 2 anni però riuscirà a crescere. Ma intendi andare a risparmio? Mi puoi dire la cifra? Tanto io ho già scelto. No, te l'ho già detta prima. Però sei cattivo, eh. La scopri tra poco. Tanto dopo l'Albania, che è la prossima, facciamo il primo recap e vediamo chi dobbiamo scartare. Allora, guarda, io lo prendo questo qui. È una cifra veramente very very important people, eh. Tu stai spendendo, eh. Io sto spendendo tantissimo. Tanto ci abbiamo soldi infiniti, quindi. Un miliardo, guarda che non è infinito, fidati, eh. No, io ne ho messi 2 di miliardi invece. Non si può, ma non si può, non c'è l'opzione, ma cosa di... Ma io posso perché è un gioco diverso dal tuo. Il mio ha le treccine. Ok, il mio no. Ok, perfetto. E allora chiudiamo con l'Albania prima del primo recap. Io in Albania, Giuse, ti dico che prenderò una riserva, proprio così, cioè te lo dico tranquillamente. Tu pensi di andare su un titolare? E mi sa che faccio la stessa cosa anche io, sai, perché ho speso veramente, veramente tanto. E allora voglio un attimo andare a risparmio. Ok, io l'ho preso, guarda. Ti dico anche che gioca in Serie A. Ok.
probabilmente sarà lo stesso, ma questa è un'altra storia. Una domanda, mi hanno chiesto come scambio un giocatore da 700.000 euro. Dai, vai, posso vai, mettere? Sì, sì, ok, sì, grazie. Messo allora, preso. Bene, io l'ho preso e allora è il momento del primo recap. Allora, mi devi dire una cosa, Giuse, mi devi dire intanto quanto budget hai. Allora, budget di 490 milioni. Ma tu sei pazzo, io ne ho 737, Giuse. Vabbè, vai su trasferimenti, cronologia trasferimenti e vediamo se dobbiamo scartare qualcuno. Allora, sono su cronologia trasferimenti e... Partiamo dalla Germania, chi hai preso? Allora, in Germania ho preso Der Stegen. Ok, io Bissek. Ok, buono. In Scozia? In Scozia ho preso Andrea Robertson. Io Ferguson. Molto bene, molto bene. Andiamo in Ungheria. Ho preso la riserva Gazdag. Ma chi è? È una riserva. Vabbè, io ho preso Milos Kerkez, che lo conoscerai. Buono, sì. In Svizzera invece chi hai preso? Io ti posso dire che ho preso Kobel, quindi sono tranquillo. 110 milioni. Ah, ok. Io ho preso Akanji, riserva in difesa, 83. Che poi riserva, c'è da capire, perché poi magari, cioè, alcuni magari di questi diventeranno titolari. Chi lo sa, chi lo sa. Proseguiamo con la Spagna, io ho preso Baldé. In Spagna, te lo dico subito, perché io ho preso Grimaldello. Meno male, l'ho pagato 70 milioni Baldé. Andando in Croazia, quel giocatore lì che ho pagato pochissimo è Vuskovic. Ah, ok. Io invece in Croazia ho preso Guardiolino, quindi c'è azzeccato. Ok, scontato. In Italia io ho preso Coleoscio, mi fido. E io ho preso Alessandruccio Bastoni. Vabbè, ci sta. E chiudiamo con l'Albania, dove avremmo preso lo stesso Aslani. Ah no, io non ho preso Aslani, io ho preso Ajeti, 300.000 euro. Ajeti? Oh, quindi possiamo tenerli tutti a 8. Sì, assolutamente. E allora possiamo proseguire gruppo C e gruppo D e poi di nuovo recap. Andiamo con la Slovenia. Io ho scelto, non ti dico nulla, però ho scelto e lo sto acquistando proprio in questo momento per questa cifra abbastanza modesta. Io ti dico che qua non voglio spendere tanto, quindi vado su un vecchietto che so già che farà la riserva. Non voglio spendere. So che si poteva prendere Sesco, te lo dico tranquillamente, c'era Sesco, lo so. Però non mi va di spendere 30-40 milioni per un attaccante che poi magari riesco a prendere qualcuno di meglio. Quindi vado sulla riserva. Sono d'accordissimo con te. Magari aveva preso lo stesso. Però in realtà prima su 8 neanche uno, Ma dai, siamo stati bravi, dai. Ti immagini se su 24 ne prendiamo neanche uno uguale? Madonna mia. Sarebbe incredibile. Bene, io l'ho preso e allora possiamo passare alla prossima. Danimarca. Qua ce n'è uno che, mamma mia, io lo amo questo giocatore, lo sai? Sì. Però ho paura che lo prenda anche te, anche se tu hai già speso un po', quindi... Comunque alla fine anch'io il modulo non l'ho deciso, cioè l'ho deciso ma in realtà poi varierà in base agli acquisti che faccio. Ok, guarda, io ti posso dire chi sto prendendo, cioè nel senso ti posso dare un indizio? Un indizio sì, dirmi il nome no. Ok, ti dico solo un numero, ti posso dire un numero? Prova. 80. Devo capire dal numero. 86. 86 sono i milioni che hai speso o il numero di maglia? Ah, il numero di maglia io non ne so, non lo so. Però potrebbe essere il milione, potrebbe essere, non lo so, i milioni, non lo so. Ti dico solo questo numero. E comunque è un indizio 86. Sì. Ok, magari l'overall, ma esiste un overall 86, non penso. Non lo so. Vabbè, comunque io ho preso un classicone, però... Ci sta. Perfetto. Ora tocca alla Serbia e poi occhio che c'è l'Inghilterra, Sì. Siamo in Serbia. Io sai che io so già chi prendi e lo prendo apposta. Così non lo prendi te. Come fai a sapere chi prendo? Scusami. Perché abbiamo già fatto dei video insieme e l'hai già preso l'altra volta. Ah, perché ti ho detto che è forte? Sì. Lo prendi? Ah, se tu mi dici così non lo prendo allora, ne prendo un altro. Anche perché tu hai molti pochi soldi, te lo dico. Ma quanto va? Però dai, adesso io voglio bene a tutti, Però io adesso te lo dico anche. Non si può pagare 102 milioni Milinkovic. Allora, aspetta, ma tu, allora. Lo prendi o non lo prendi, porca di quella vacca? L'ho preso in questo istante. L'hai preso? Sei un pazzo. 93 milioni, se vuoi puoi spendere anche te così me lo puoi scartare. Però io ho tenuto più budget, quindi non lo so, Sei un pazzo, porca di quella miseria. Allora no, ritorno alla mia... a quello che ho detto prima, non lo prendo. Anche perché te sei messo male quei soldi, non puoi spendere 100 milioni per annullare me. Infatti, quindi non ne vale la pena e allora cambio obiettivo e vado su un altro giocatore. Mentre tu ti cambi giocatore, guarda, io metto un po' a posto la squadra così capisco chi prendere perché inizio già a non capire più chi ho in che reparti. No, infatti, anche io, capito? Quindi è per questo motivo che prima ho avuto un attimo di panico. Lo prendo per questa cifra, una cifra abbastanza modesta, e me lo porto a casa. Perfetto. E ora sai che tocca alla Inghilterra e dopo saremo a metà, tra l'altro,
Sì, quanti milioni hai, me lo puoi dire? Te lo dico dopo questo che compriamo. Ok, va bene. Io qua non baderò a spese, perché l'Inghilterra è un campionato di talenti, te lo dico. Occhio, occhio, che tu sei messo male, che se per caso prendi lo stesso mio, sei rovinato, devi fare occhio. No, sono d'accordo, però... Vabbè, io so chi hai preso. Tu hai già scelto, giusto? Sì. Tu hai preso Bellingham, sicuro? Boh, chi lo sa. No, sicurissimo che hai preso Bellingham. Vabbè, se sei sicuro te, sono sicuri tutti. Sì, sono sicurissimo, 100%. E guarda, allora, io non prendo Bellingham, ovviamente vado su un altro giocatore che è abbastanza interesting e lo voglio portare a casa. Vabbè, se tu sei convinto che ho preso Bellingham, ok. Sono convintissimo al 100%. Vediamo che cosa mi dicono. Mamma mia, che esagerati però, E io ti posso dire che quello che sto prendendo l'ho pagato 130 milioni spaccati. 130? Allora non è Bellingham. Te l'ho detto che non era Bellingham. Che cavolo stai prendendo? Vabbè, ce ne sono tanti. Allora, io l'ho preso in questo istante e l'ho pagato più o meno la cifra che tu hai detto. Aia. Un po' di più però, forse. Dai, non è lo stesso. Giuse, finisci senza soldi te, Giuse. No, dai, non può essere lo stesso, dai, impossibile. Vabbè, siamo esattamente a metà. Non facciamo ancora il recap perché quello lo facciamo tra quattro squadre quando termineremo il girone D. Però diciamoci solo il budget che ci è rimasto, perché secondo me tu sei messo male. Anch'io, con quest'ultimo acquisto, guarda. Allora, dimmi, io sto facendo il contratto, è appena entrato. 442 milioni, quindi sono quasi in linea io, perché sono più o meno a metà. Allora, no, invece io non sono messo bene come sei messo bene tu. Perché, te lo dico subito, perché io sono rimasto con 327. Vabbè, dai, comunque le top alcune sono andate via, perché adesso abbiamo Polonia, Olanda, Austria e Francia. Madonna, lì è tosta, Tocca la Polonia, prego. Io ti dico che qua puoi star tranquillo, perché chiunque tu prenderai non l'avrò preso anch'io. Che ne sai? Perché io sto prendendo il portiere di riserva. Ah, ok, va bene. Non si sa mai, in due anni non si sa mai, quindi prendo il portiere di riserva. Ok, allora guarda, te lo posso dire, io mi sto tenendo i soldi e sto risparmiando perché sto prendendo... Ma hai fatto bene. Sì, sto prendendo un giocatore veramente interessante, Non so se lo conosci, te lo posso dire, no, non, meglio che non te lo dico. Beh, a meno che non è Lewandowski, non puoi dirmelo. Ok, allora te lo dico, si chiama Filip Rozka, lo conosci? Ma io avevo detto che a meno che non è Lewandowski non puoi dirmelo. Ah, ho capito male allora, scusami. Vabbè, posso mettere una contropartita di 600.000? Dai, finché sono basse sì. Ok, va bene, grazie, l'ho messo. Bene, io ho preso Radoslav Majeki. Lo conosco, faceva la scuola con me, le medie. Aspetta di dire cavolate, Giuse, e andiamo in Olanda! Allora, io in Olanda mi sa che voglio spendere gran parte del mio budget, te lo posso dire. Addirittura? Sì, voglio prendere un titolare. E questo sono sicuro che sarà titolare. Te invece come ti muovi? Io sto prendendo un titolare perché sto valutando un attimo un piccolo cambio di modulo, sinceramente. Ah beh, ci sta, io anche lo valuterò, però diciamo che inizierò a fare un po' un planning quando finiremo questi quattro, così magari vediamo anche come sono messe già le squadre per gli ultimi otto. Un planning, cos'è questo linguaggio incredibile? Planning, business, planning. Ma io non sono studiato come te, tu non devi parlare con questo lessico così aulico con me. Comunque l'ho preso. E adesso devo un attimo capire bene come mettere tutti insieme i giocatori che ho preso. Io penso di avere meno soldi di te in questo momento. Quanti ne hai? Non me lo dici? Me lo puoi dire? 348. 277. Mancano ancora due acquisti prima del recap, tra cui la Francia, te lo dico. E occhio che potresti dover scartare qualcuno. Mamma mia. Allora, tocca all'Austria, Allora, io in Austria, Giuse, prendo una riserva, perché voglio tenermi un po' di soldi. Ma proprio scarso, cioè tipo Vuskovic. Vabbè, oh, buttalo via, e poi è interessante. No, assolutamente, su 10 anni Vuskovic diventa anche un 98. Il problema è che... Ma no, certo. Posso certo, dare certo. Una contropartita di 4 milioni, almeno me ne libero. Va bene, dai, va bene. Allora mi sa che do una contropartita anche io, che dici? Sì, basta, sì, non una da 20, ecco. No, da 1 milione. Vediamo un po'. Neanche lo voglio, mi hanno fatto la controfferta a 99.000 euro. Va bene. Vabbè, ci sta, dai. Cioè, tu stai prendendo un giocatore da 99.000 euro? Sì, ho preso una pippa perché non sono interessato a questa nazionale, con tutto il rispetto. Ci sta, anche perché questa vale tutta la sfida dell'Euro 2024 Career Battle. Andiamo con la Francia. E poi, vediamo se dobbiamo scartare qualcuno. Io in Francia ho un solo nome in mente, Giuseppe. Solo uno. Sei... ma... quindi dicendo così mi stai facendo capire che vai su quel nome lì? Il nome inizia con la K e finisce con AP. Dai, veramente lo prendi? Chi lo sa? Il destino deciderà. Magari ho preso Bellingham, ho preso Mbappé, chi lo sa? Preso! Colpaccio. Io invece prendo un giocatore che è abbastanza esotico, perché qualcuno dirà: "Oh, Francia per prendere lui". Sì, ragazzi, vado a prendere lui perché io non sono... Io so che hai preso. Vai, dillo. Se indovini, lo scarto. Antoine Griezmann. Sbagliato. Allora scartalo tu.
No, non era questo il planning. Il planning, tra l'altro, di nuovo. No, tra l'altro, il mio copreso vuole 7.000 di stipendio. Dai, 7.000, come 7.000? Me l'ha proposto lui. Vabbè, comunque, Giuseppe. Siamo al momento del recap, eh? Sì, guarda, sto facendo il contrattino di questo che ho preso, sì. Ti aspetto con ufficio finanze e budget. Allora, Venom, budget davanti, 232. Ah beh, dai, ci stiamo avvicinando, io 308, eh. Ah, quindi non hai preso Killian allora, stavi facendo finta. Non ho preso Killian, però è il momento di svelarci gli acquisti. Te li dico io, visto che tu so che hai un po' di difficoltà a riconoscerli. Sì, quindi sì. Io te li dico tutti e poi me li dici te. Vai. Allora, io ho preso, per la Slovenia, ho preso Campbell. Hai preso Campbell te? Non ho preso lui. Ok, perfetto. Per la Danimarca ho preso Højlund. Non ho preso lui. Perfetto. Per la Serbia, chi ho preso per la Serbia io? Buh. Ma chi ho preso per la Serbia? Quello che piaceva a me. Ah, Milinkovic, giusto. Meno male che sono io che non li riconosco, eh. L'hai preso? No, non l'ho preso. Per l'Inghilterra, te lo dico dopo. Per la Polonia, per la Polonia ho preso Querfield, mi sa, sì, uno scarsone. Ok. No, lui è per l'Austria, aspetta. Ma chi ho preso per la Polonia? Non si capisce nulla qua. Si capisce niente. Aspetta, fammelo trovare il polacco. Ah, Majek, il secondo portiere. Per l'Olanda invece ho preso De Ligt. No. Ok, per l'Austria ho preso quello scarsore Querfield. Per la Francia ho preso Zaire Emery. Bello. E chiudiamo con l'Inghilterra, dove ho preso Bukayo Saka. Ok, ci sta. Quanti uguali? Zero. Ma dimmi al volo i tuoi se riesci a riconoscerli, vai. Allora, non li riconosco neanche io. Allora, il primo io ho preso Harry Kane. Questo è Harry Kane dall'Inghilterra. Poi dalla Francia ho fatto il colpo esotico perché ho preso il cavallo pazzo Rabiot in scadenza. Bello, quindi l'ho voluto prendere. E poi ho preso tutte pippe, anzi no, solo in Olanda tutte. Ho preso Zirkzee 79. E per il resto tutti scarsi. Tutti scarsi, Rozka 59, poi ho preso Matic 68, tutti scarsoni. È un piano, va bene. Li hai già messi i titolari? Li ho già messi i titolari, sì. Così possono già vedere un'idea di formazione. Ma mancano gli ultimi 8 acquisti. Abbiamo circa 300 milioni, tu un po' meno, un po' di più. E mancano gli ultimi due gironi. Quindi partiamo con il Belgio e poi si va. Va bene, andiamo. Hai già scelto il pischello del Belgio? Guarda, sto valutando sinceramente. Perché io adesso mi sto anche basando un po' sulla mia formazione. Cioè, adesso non è più casuale. Quindi devo un attimo vedere. Però ti direi di sì. Ti dico che non vado a prendere un giocatore costosissimo, okay. Però vado a prendere comunque uno che cresce molto nei due anni e che secondo me può fare il titolare. Io invece, guarda, ho preso un giocatore costosissimo. Te lo posso dire proprio in questo istante e ho appena chiuso l'accordo per un pischello very very forte. È un pischello o è un senior? È un senior. Ok, allora va bene. Guarda che tu rimani senza soldi, Giuseppe. Cioè, non mi sembra una buona tattica, posso dirtelo. Non ti preoccupare che tanto la squadra è finita. Cioè, nel senso, più o meno. La mia no, per niente. Sono pieno di giocatori scarsi titolari. Ma pieno cosa intendi, scusami? Che c'ho 3 o 4 giocatori sotto il 75. Ah, ok, va bene, anch'io 3 o 4, dai. Vabbè, io comunque ho ancora soldi, tu fai cosa vuoi. Comunque, l'acquisto io l'ho completato. Andiamo con il prossimo nome, andiamo con la Slovacchia. Pare chiaro, Hamsik. Allora, in Slovacchia, io sai che mezzo mezzo vado a prendere un titolare. Addirittura. Me la sento, anche perché io in quel reparto, non so se sei stato attento, ma non è che mi sono mosso molto bene in quel reparto. Cioè, ne ho uno forte e uno no. Io affiancherei lui. Guarda, io invece sto andando su un giocatore veramente buono. Però è buono in ottica carriera lunga, ecco. Però... sì, esatto, anche il mio in realtà. Ah, ok, ma tu quanto lo stai pagando più o meno? 47 milioni vogliono. Io 2 milioni sto spendendo. Ok, no, il fatto è che qua è una via di mezzo tra carriera lunga e carriera corta, perché due anni non vanno bene né i giocatori giovani né quelli vecchi, però dallo stesso tempo vanno bene tutti e due, quindi è un po' complicato. Certo. No, allora io l'ho preso perché ho fatto una mossa un po' particolare, perché mi serve quella posizione. Allora, se non riesco poi più avanti a prendere un giocatore vero, almeno c'ho questo, ecco, che mi fa da pezza. Giocatore vero? Ma che è cattiveria? Ma che è? No, vero nel senso un 86, 87, capito? Vabbè, comunque io l'ho preso e andiamo col prossimo. Sì, andiamo. Romania e Ucraina. Guarda, ti dico, prendiamoli insieme. Doppio colpo. Perché tanto qua non è che c'è tanto. Allora, io in Romania sto prendendo una riserva, ovviamente. E anche in Ucraina prenderò una riserva, però sai, non è quel giocatore proprio che dici scarso. Cioè, la può fare la riserva, secondo me. Sono criptico. Sei molto criptico, sì. Io sto riflettendo, sai. 8 milioni ho speso in Romania. Ok. Allora, guarda, io parto dall'Ucraina, perché lui lo voglio prendere ed è titolare, sarà titolare probabilmente della mia formazione. Prendi un titolare in Ucraina? Prendo un titolare, penso proprio di sì. Uno ce n'è di titolare. Vediamo se riesco a prenderlo per questa cifra. Ok, sì, l'ho spesa. 20, 23.5.
23.5. Ho capito chi hai preso. Bello lui, bello, bello, bello. Non me lo copiare. No, non te lo copio. Io sto pensando se prendere una punta o se fidarmi di Højlund. Perché Højlund cresce, però No, io non te lo copio, anzi in Ucraina vado a prendere una riserva, te lo dico sinceramente. Diciamo che il mio acquisto in Ucraina è l'acquisto meno oneroso di questi acquisti, perché lo pago tipo 500.000 euro. Io guarda, sto andando su un giocatore che costa poco, veramente poco, è una riserva. E con la bellezza di 70 milioni me lo porto a casa. In Romania? In Romania. Un giocatore da 70 milioni in Romania? Da 70 milioni di miliardi. A parte che forse, allora, io comunque ho detto 70 milioni, ma io li ho spesi. Ma perché non lo prendo? Non riesco a prenderlo. Ah, ecco, dimmi. No, non riesco a prenderlo, lui non costa così tanto. Mi ridono in faccia, devo cambiare, c'è talmente forte che non riesco a prenderlo. Dimmi chi era. Grigore. Costa 70 milioni. 70 milioni costa. Non commenterò, Giuse. Vai, tu fai che io intanto mi sistemo la squadra per gli ultimi 4 acquisti, eh. Ho 70.000 euro. Vabbè, siamo lì, dai. Ah, ecco, no, perché non capivo. Cioè, ero un attimo. Sì, ma non riesco a prenderlo. Ho offerto anche 100.000. Ho offerto. No, ho messo un giocatore come contropartita e mi hanno accettato. Vabbè, valeva 1 milione, dai. Va bene. Non ti preoccupare. Don't you worry, child. Sì, dai. Ho usato il baghettino del portiere. Hanno accettato. Non mi è mai successo. Vabbè, perché è talmente scarso. Giustamente. Allora, ora abbiamo la Turchia. Ok, la Turchia ci sta. Vediamo se accettano. Uff, mamma mia, mi sa che questo è il mio ultimo acquisto tra quelli buoni, sai? Preso, mamma mia, che acquisto che ho fatto in Turchia, Ma è molto giovane? Non è Arda Güler, te lo posso dire, prenditi Arda Güler se vuoi. Perché lo stavo scrivendo proprio adesso. Ormai cioè, sono quelli i giocatori, eh. Ma tu sei sicuro che in 2 anni cresca abbastanza Arda Güler? Non ti preoccupare, fidati di me che sono un professionista. Che poi tra l'altro Arda Güler io l'ho avuto in una carriera giocata e mamma mia. Vabbè, ma giocate crescono in una maniera che non ha senso. No, certo. Però sono rimasto affezionato, capito, a lui. Vabbè, in effetti non è un giocatore così famoso. Io devo un attimo salvare e riavviare il gioco perché mi si è buggato tutto, Giuse. Ma non ti preoccupare. Ah, io ho penalità, eh. Ma no, tranquillo, non ti preoccupare. Allora, Giuse, mentre io riavvio il gioco, se vuoi ti dico già la prossima, che è la Georgia. Sì, guarda, io sto andando su un georgiano veramente molto interessante. Molto interessante. Ah, già, ma come facevo? Ma già lì sei, io ti devo ancora dire cos'era, vabbè. E ti ho detto che ti leggo nel pensiero. Allora, questo tu mi dirai, vabbè, Kvaratskhelia, no, questo è più forte di Kvara. Solo che gioca difensore, ecco perché fa schifo. Se giocasse al posto di Kvara farebbe 50 gol a campionato. Io ho praticamente finito, eh. Tu quanti soldi hai ancora? Circa 90 milioni. Quindi in Portogallo farò un bel colpo io. Farai il colpaccio in Portogallo, ci sta. Io ne ho veramente pochi, tipo 40. Beh, qualcosina riesce a prendere comunque. Ok, preso. Allora facciamo prima la Repubblica Ceca, vai. Io prendo un certo Olli, lo conosci? Ma in Repubblica Ceca o in Georgia? In Repubblica Ceca. È quello di Olli e Benji. Ah, è forte? È molto forte, sì. Se avessi visto il cartone lo sapresti. No, ma mi fido. Io, guarda, invece Repubblica Ceca ti dico che non prendo proprio uno scarsone, ma prendo una riserva. Che però, cioè, non è un giocatore scarso in realtà. È molto buono e lo pago anche abbastanza perché non voglio tenermi i soldi lì inutilmente. Ok, va bene. Spenderò circa, penso, 18 milioni, 17. Vediamo se accettano. Sì, perfetto. Mi rimangono 70 milioni per l'ultimo acquisto in Portogallo. Te quanti ne hai per l'ultimo acquisto? Ne ho 26, pensavo di averne di più, invece ne ho solo 26. Comunque è incredibile, se davvero riusciamo a non scartarne neanche uno, Giuse, siamo due fenomeni, cioè. No, è vero. Vai, chiudi il calciomercato. Allora, sì, devo chiuderlo, però devo capire chi mi serve, aspetta. La mia squadra non è, cioè, che carina, la mia squadra. La mia squadra non lo so, dopo la vediamo e la confrontiamo. Ma io ho 77 milioni per l'ultimo acquisto. Sai che ti devo dire, non male. Io questo non lo vorrei fare a caso, vorrei andare un po' a vedere. Ma ragazzi, ti compro un giocatore, Giuse, che te rimani a bocca aperta, a bocca asciutta. Addirittura? Ma bocca asciutta perché mi viene tipo il vomito? No, perché è talmente forte che dici non è possibile che tu hai preso questo giocatore. Ah, ok. Vediamo se accettano 50 milioni. 63 ne vogliono, perfetto. Riesco pure ad avere i soldi per svincolare poi quei rimasti. Sono molto, molto soddisfatto della squadra che ho fatto. Tu che hai preso? Allora, guarda, ti dirò. Io sono talmente soddisfatto della mia squadra che non prendo nessuno di interessante. Prendo una riserva. Guarda, a me sono rimasti esattamente 16 milioni, ma adesso dovrò fargli il contratto. Quindi con 10 milioni chiudo. Cioè, ho fatto un mercato fantastico, preciso. Ok, no, io l'ho chiuso per 4 milioni questo e sarà una riserva. Allora, fai una cosa adesso, prima di dirci questi ultimi acquisti. Metti giù la squadra titolare, metti giù le riserve, svincola tutti quelli che non fanno parte dei tuoi acquisti. E poi facciamo il confronto finale, vediamo se dobbiamo scartare qualcuno e poi si va. Va bene. Allora, Giuse, io ho la squadra davanti. Io farei che leggerti i titolari, ok? Sì, dai, facciamo direttamente così.
Ok, poi dopo capiamo se c'è qualcuno che abbiamo preso uguale. Allora, io schiero Kobel in porta, a destra Baldé, centrali Ancho e De Ligt e a sinistra Nuno Mendes. Centrocampo Milinkovic-Savic, Çalhanoğlu, Ferguson e davanti Doku, Højlund e Saka. Bella squadretta, eh? Ti leggo anche velocemente la panchina. Vuskovic, Zaire Emery, Aslani, Querfield, Koleosho, Bissek, Dragusin, Majekic, Vernazze, Kerkez, Lozek e Campbell. Allora, guarda, io ti dico prima la panchina perché di forte ho solo Akanji. Poi gli altri sono tutti scarsoni. Ma dimmeli al volo che magari vediamo se li ho presi anch'io. Ma Morgenstern, Rodriguez, Ngoma, Musat, Frendrup, Lopez. No, dai, impossibile, li avrei riconosciuti. Vai, li sto seguendo, vai. Olli, Ajeti, Jelavski, Karrasauer, Kazdag, Rozka e Fernandez. Come si chiama il terzo ultimo? No, Rozka. No, quello prima. Gelasci, quello Gelascivi, dopo? Lili. E quello è Rozka, Olli, okay. Sauer. Sì, ok, vai, dimmi i titolari, ma non c'è nessuno comunque. Comunque, io in porta c'ho Ter Stegen, poi c'ho Grimaldo a destra, a sinistra c'ho Robertson, poi Guardiol e Bastoni, i due difensori centrali. Centrocampo Rabiot e KDB, Kevin De Bruyne. A destra Arda Güler, a sinistra Mudrik, lì davanti Zirkzee e Harry Kane. Ok, sono due belle squadre. Forse tu hai puntato un po' più sull'overall, un po' più su quelli giovani che crescono. Però io ho anche una bella panchina, forse a differenza tua. Quindi quello sarà fondamentale. Adesso noi facciamo i piani di crescita, tutto quello che vogliamo, gli obiettivi e tutto. E ci vediamo direttamente alla fine della prima stagione, perché saranno due stagioni proprio back to back. Non si fa niente tra una e l'altra. Si vede solo il punteggio e poi si va nella seconda. Quindi studiati bene anche i piani di crescita e tutto quanto. Certo, va bene, andiamo. Tra l'altro, ragazzi, noi stiamo facendo tutto, ma ci siamo dimenticati di dirvi una cosa. Commentate scrivendo Team Giuse o Team Venom, chi secondo voi ha fatto la squadra migliore, quindi chi secondo voi merita di vincere. Giuse, io ho finito, sono la sua brosa e ti accolgo subito con una notizia. Milinkovic-Savic meno uno, infortunato a metà stagione. Vabbè. Ok, guarda, allora, io invece Harry Kane mi ha fatto 27 gol e De Bruyne 20. Da me il migliore Højlund con 17, poi Saka con 13. Guarda, in termini di gol non bene, ma ho avuto delle crescite incredibili, incredibili. No, guarda, io invece sì, qualcuno è cresciuto bene, qualcun altro un po' di meno. Fammi vedere la squadra, allora, vai su gestione squadra, giusto così facciamola vedere a tutti. Sì, eccola qua. La squadra l'avete vista? Allora vediamo come siamo andati, Giuseppe. Allora, classifica. Allora, sorrido finalmente io. No, io purtroppo non sono andato bene. Io sono tra Milan e Juve. Io tra Milan e Roma, ma sono giù. Come sei andato? Quinto. Io secondo. Mamma mia. Punti? Non ne ho fatti tanti, 77. 70! Oh. Guarda che è tutto aperto, Porca miseria. Sì. Però guarda, sono rimasto un po' deluso perché la squadra a vederla così adesso è carina, quindi boh. Che la mia, ti dico che la mia è meglio, poi quando rivedrai il video, Giuse, la mia spinge, a parte quel Milinkovic infortunato, però anche in panchina i miei sono cresciuti tanto. Vabbè, ci vediamo direttamente alla fine della prossima stagione, perché si parte da 70 a 77, Giuse, ma ciò che conterà sarà il risultato finale. Quindi si sommeranno questi punti di questa classifica a quelli della prossima. E poi chi avrà più punti sarà il campione dell'Euro 2024, Carrer Battle. Andiamo. Andiamo. Giuse, io ci sono. Ti dico che la mia barra non è rossa di più. Non so come ho fatto ad arrivare alla fine. La mia è arancione invece. Allora, io ti dico quanto ho di barra. 38. Madonna mia. Sei andato male allora. Com'è possibile? Non lo so, a brosa. Saka me ne ha fatti 24, Højlund me ne ha fatti 21, è diventato un 89, Ferguson 19, Çalhanoğlu 15. No, a vedere i giocatori sembra essere andata bene, poi però non lo so. Ok, io Harry Kane 37 gol, Zirkzee 28, De Bruyne 19 con 14 assist. Ok, io ho la classifica davanti. Allora, anche io, come sei andato? Allora, ti ricordo che c'era tra di noi 7 punti di differenza, perché eravamo 70-77. Secondo me io non ho fatto un grande punteggio, Io sono arrivato tra la Juve e l'Inter. Io sono arrivato tra l'Inter e il vuoto. Allora, io terzo. Ok, io primo. Ma tu hai fatto 90 o 80? 80. Ok, io 85. E io 83. Porca miseria. Vamo! Campione! Venom vince! Giuse, hai accettato di giocarti tutto all'ultimo come i veri eroi e io ti ringrazio, ma alla fine il destino è sempre quello. Vince chi se lo merita, vince Venom. Ma a parte che chi se lo merita, vinco io, cioè me lo merito io che siamo tipo 5-1, però vabbè. Tu hai pienamente ragione, ma hai accettato la sfida. Sì, ho accettato, va bene, ho accettato perché con i bambini piccoli si fa così, si accetta e si fanno contenti. Ci vediamo nelle prossime settimane con nuove sfide su questo canale. Ma questa, mi spiace Giuse, l'ha vinta Venom. Ciao! Va bene, ciao ragazzi, alla prossima!